Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, prima di iniziare voglio parlarvi delle creme che ormai conoscete bene, che collaboro con questa azienda IMIM da un sacco di tempo e questa volta mi hanno mandato un'altra novità. Stiamo parlando di un kit sbiancante sia per il viso che per il corpo. Questo kit è un alleato efficace nella lotta contro l'iperpigmentazione e delle macchie scure. Sono due prodotti, uno per il viso e uno per il corpo. La formula della crema sbiancante è arricchita con estratti vegetali e non solo aiutano a ridurre le varie macchie, come macchie solari, melasma e cicatrici, ma anche a migliorare il tono della pelle in modo difforme. Questa crema non solo lavora sulla rimozione delle macchie, ma anche sull'idratazione della pelle, lasciandola vellutata e luminosa, senza alcuna sensazione di secchezza. La crema corpo sbiancante è stata una piacevole sorpresa, con ingredienti come la niacinamide e l'acido ascorbico, uniti a potenti antiossidanti, ha dimostrato di essere un'efficace nell'affrontare le aree di iperpigmentazione sul corpo, come ascelle, ginocchia, gomiti e collo. L'applicazione è semplice e piacevole. Le creme sono ad assorbimento rapido e non lasciano alcuna sensazione appiccicosa. Gli estratti vegetali delicati e non irritanti sono indicati appunto perfettamente ad ogni tipo di pelle. Quindi ragazze, mi raccomando, vi lascio il link diretto sotto l'info box con il codice sconto, perché veramente è ultra conveniente. Queste creme, lo sapete, le collaboro con questa azienda da un sacco di tempo e non ve le consiglierei se non le trovavo buone, quindi andate a vedere. Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, è già ora di pranzo, sono appena tornata, ho un po' di fiatone perché avevo la busta della spesa bella gigante, sono andata all'Eurospin, erano mesi e mesi e mesi che non andavo, perché da quando hanno aperto l'MD, insomma, c'è parecchi negozi intorno, vabbè, i soliti, allora non ci vado spesso all'Eurospin, anche perché poi, lo sapete, non è il mio negozio preferito, però sono andata lì perché dovevo andare a Lupin per prendere alcune cosine e alla fine ho fatto un po' di spesa lì, niente di che. Ah, mi sono dimenticata una cosa importante, vabbè, perché sapete, il dado vegetale mi piace molto, quello dell'Eurospin, mi sono dimenticata. Bene, vabbè, comunque mi appoggio qui come sempre sul bimbi, accendiamo un po' di luce. Allora, mi devo riprendere. Comunque, che stavo dicendo, che sono andata appunto all'Eurospin, ho una busta mega gigante, ho preso i panini, le rosette, ho preso alcune cosine tipo patatine, non compro quasi mai questo genere di cose, però ogni tanto, visto che se Dio vuole domani arriveranno i miei genitori, quindi un aperitivo, qualcosina, insomma, saremo più in compagnia, quindi ci stanno benissimo. Infatti vicino alle patatine ho preso anche lo spritz. Vabbè. Ho preso le tavolette per WC, queste qui. Non ricordo il prezzo, mi sembra 1,79, non lo so. Ho preso anche del pane precotto, ovvero le baguette. Queste qua spesso le compro, perché capita che magari faccio tardi, quindi mi rimane poco pane. Quindi è sempre comodo da mettere nel forno in casi urgenti. Poi ho preso due pacchi di grattini, che uno è qua, l'altro non c'è, vabbè. Ho preso anche le sorpresine per fare delle minestrine. Poi uva senza semi, questa qua i bambini l'adorano, sinceramente è molto più buona, la preferisco anch'io. Ho preso i succhi a pera per fare merenda sempre per i bambini. Un bel sacco di mele. Questo qua sono le mele Gala, mi sembra. Sì, Gala, un chilo di mele, non ricordo quando venivano, vabbè. Le ho prese. Pomodori a grappola. Patate. Ho preso un sacco di frutta e verdure. Ho preso anche i pomodorini, questi qua. Curry. Cetrioli, da fare insalate miste.
l'aglio che ho finito, adesso oggi andremo a fare uno spaghetto aglio olio, quindi mi serviva. Ho preso un pacco di gomme, uno in macchina, poi cotto a cubetti per fare l'isola cantonese, che è un po' che non lo faccio, salmone, per fare la pasta, poi ho preso prosciutto cotto, me lo sono fatto affettare, poi ho preso lo speck stagionato, devo dire che ha una bella faccia, quindi ho detto proviamolo. Ultime cosine, ecco il secondo pacchetto di grattini, ultime due cosine, un dolcino da mettere vicino al caffè, però comunque penso che ci saranno i miei genitori, avrò poco tempo per farli, quindi vicino al caffè il dessert ci vuole, e poi il riso basmati. Questa era la spesina, sono stata brava, alla fine non mi servivano grandi cose. Volevo prendere la zucca ma non l'ho trovata, sono entrata nel periodo autunnale, proprio anche con il cibo, quindi io adoro la zucca fatta in tutti i modi. E quindi se non oggi, domani la devo comprare assolutamente, perché ho voglia di farla nel forno con l'origano, cipolla, olive, quindi la voglio fare, quindi la devo prendere. E poi sono andata all'OVS, qua ho messo la mia giacca che fa un caldo, comunque ho preso delle magliettine semplici da mettere sotto il grembiule se nel caso arriva un po' di freschetto, perché troppo caldo, no, comunque a scuola fa caldo. E quindi servivano delle magliettine così da guerra, diciamo così, per mettere sotto il grembiule per giocare, semplici. Ho preso queste due all'OVS e a Lupin. Sapete che c'è lo stand di Essence, e ho preso un po' di cosine che erano terminate sia a me che alle ragazze. Allora, vabbè, il correttore che vi mostro adesso è il correttore della Rimmel che io stramo, e è una profumeria che si chiama, non ricordo come, ho lo scontrino, comunque si chiama, eccola qua, Maxi, veniva a 7,90 euro, veramente prezzo ultra concorrenziale, cioè ultra conveniente, perché in altri posti le trovo per 9,90, 10,90, 12,90, quindi top. Però nello stand di Essence ho preso due correttori, uno per me, uno per Noemi, che anche lei l'aveva terminato, infatti si è finita i miei correttori. L'eyeliner così a penna per Alessia, perché anche Alessia l'ha terminato e usa quello di Noemi, io questo qua non lo preferisco, lo trovo di un antipatico questo, vabbè. Io mi trovo benissimo con questo eyeliner, che anche a me serviva perché si sono seccati, lo utilizzo tutti i giorni, quindi serve ed è ottimo questo qui. A me invece, come potete vedere, piace il pennellino morbido, non a penna, invece gestirlo io, lo gestisco io il pennello, ecco. E poi mi sono presa questi rossetti opachi che già ho preso, ho terminato anche, sono molto buoni, sembra di essere, e il fondotinta, che anche questo qua ve lo straconsiglio perché è veramente ottimo, per tutti i giorni, è coprente, non troppo, ma veramente uniforme al viso, e costa 4 soldini, veramente pochissimo, per quello che costa vale molto. E niente, queste erano le spese che ho fatto, la spesa che ho fatto oggi. Ora metto via tutto, prepariamo il pranzo, la tavola e tutto, perché sono le 12:30, oggi escono tutti alle 2, quindi ho un po' di tempo ancora. E nulla, noi ci aggiorniamo dopo. È passata quasi una settimana dal pezzetto di video che avete visto, ma non sono riuscita proprio più a filmare, tra l'altro, tra una cosa e un'altra, veramente mi sono dimenticata proprio di che avevo un video che avevo iniziato un video, ecco, quindi così. Quindi questo è il pezzetto dopo una settimana. Comunque siamo sempre qui, solita vita, solita, non è cambiato nulla. E per me il lunedì ho il naso un po' chiuso, diciamo che tra venerdì e sabato avevo un po' di bruciore alla gola, ma niente di che, naso chiuso e basta. I ragazzi tutto ok, tutti a scuola, e io sono andata in palestra, solito routine, ho pulito casa, sapete com'è la vita da mamme, e sono andata al Conad, tra l'altro stamattina, meno male che ci sono i ribassi dei prezzi, perché è veramente assurdo, ho speso 46 euro per due cose, cioè due buste, assurdo, non ho preso niente, se le cose più costose, le castagne,
5 ore qualcosa di castagne, poi ho preso le ricariche per il WC. Il barista, questi qui è stata una fregatura perché c'era il cartellino che c'era ancora la settimana del bis e dovevano venire due confezioni a 3,70 euro. Ho detto prendiamole. C'era ancora il cartellino che l'offerta sarebbe dovuta passare. Invece in cassa, poi dopo con lo scontrino, dopo che avevo pagato, perché mi sembrava un po' troppo tutto questo, quasi 50 euro. Infatti non me le hanno passate in offerta, mi sono un po' innervosita perché se l'offerta finisce, toglietele, cioè non è che mi metto a guardare la data. E quindi queste due mini confezioni di gran cereale le ho pagate 7 euro. Cioè, è assurdo. Vabbè. Poi abbiamo preso le solite cose, latte, pane, affettati per i bambini e solite cose. Per pranzo sto preparando la pasta con le zucchine. Per stasera ho scongelato il pollo perché stasera vorrò fare il pollo, però fatto in maniera dietetica, cioè non fritto. La cotoletta di pollo non fritta. Cioè, praticamente la metto nell'albume. Ho comprato sempre, si può fare anche con le uova che uno a casa le divide, però me l'ero trovata davanti e mi sono presa l'albume, guardate qua, già bello pronto. E poi i cornflakes, quindi andrò a fare l'impanatura nello stesso modo, però con i cornflakes schiacciati. E poi nel forno con un filo d'olio, senza friggere miriadi di litri di olio e quindi un po' più dietetico. Niente. Visto che sono le 12:35, io ho acceso la pentola. Tra l'altro, Cristiano mangia le zucchine, lo sapete? E lui c'è ancora la pasta al forno che ho fatto sabato. L'ho messa nel frigo, l'ho fatto un po' di più. Ho fatto gli anelli siciliani nel forno. E dopo ve lo farò vedere impiattato perché è messo così, non è il massimo, vabbè. E quindi andrò a scaldare questo a lui. E noi la pasta con le zucchine, va bene? Oggi impegni non ne abbiamo più di tanto, più di tanti, quindi tutto bello rilassato. Vorrei arrivare alla Lidl perché c'è la settimana di Halloween. Stamattina tra palestre, spese e tutto non sono riuscita. Poi sapete, non ho la Lidl sotto casa, quindi mi devo veramente organizzare per andare. E se riuscirò pomeriggio ci vado, cioè devo cercare di andarci perché ogni anno, lo sapete, facciamo la serata a tema e quindi ci sta. Devo fare questo sforzo, quindi andrò alla Lidl, però sicuramente il video non sarà in questo video che sarà solo spesa, quindi non è il caso. Ma anche perché poi aspetto un paio di pacchetti, ragazze mie, aspettatevi i prossimi video che saranno sfiziosi. Aspetto un paio di pacchetti e quindi niente, quindi questo. Stasera volevo chiudere il video, invece alla fine sto preparando la cena, ho detto facciamo vedere alle mie amiche come faccio le cotolette dietetiche. Diciamo, questa ricetta l'ho vista, non ricordo questa nutrizionista il nome, ho anche dei libri, magari nei prossimi video, se vi interessa ve ne parlerò, ma non sto seguendo la sua dieta, però ricordo che avevo preso appunto questa ricetta appunto da questo ricettario, da questo libro che mi ha incuriosita tantissimo. Comunque sarebbe sempre, diciamo che questa ricetta fa parte della dieta chetogenica, quindi petto di pollo immerso nell'albume e poi nei cornflakes schiacciati, guardate qua. E questo è il risultato. Adesso lo andrò a infornare. E adesso ti faccio salutare, amore. Aspetta un secondo. E praticamente solo un filo d'olio e sale, ovviamente. Sì. Poi per contorno ho fatto la zucca nel forno con origano, semplice semplice. L'ho appena messa, quindi dobbiamo aspettare un pochino. Che cosa volevi dire? Stai facendo i compiti? No, queste sono medicinali, amore. Sono un po' raffreddata, mi sono dovuta prendere qualcosina perché sto proprio intasata. E niente, vi farò vedere i compiti. E oggi siamo alla lettera I. Fai vedere come sei bravo. Questo è il compito per casa. La lettera I. Bravo, fai vedere. Ma che stai usando il righello per fare la I dritta, mamma? Davvero? Stavo usando, però mi scivano le distorte. Ah, ok. Vogliamo far vedere come sei bravo? Gira le pagine, aspetta. Abbiamo fatto un sacco di cosine, vero? Guardate che bravo, la lettera A, la lettera E. E ora sono alla lettera I. Ho fatto pure un'altra No, io. non si girano così le pagine, amore. Si girano da qua così. Mamma.
Sì? Così 50. Pure la pagina 50? Sì. Bravissimo. Anche queste per casa, amore? Lei? Fa vedere. No, lei non è per casa. Mi sa che domani vi daranno questa per casa. Bravissimo, guardate come scrive bene. Bravo! Anche guarda in corsivo, visto? Guarda queste, come le faccio? Sì, amore, sei bravissimo. Edi Elena, Edi Elmo. Perché la Edi Elena è scritta in grande e Edera Elmo, no? Perché i nomi si scrivono con le lettere. Bravo, lo sai, bravissimo, sei stato molto attento. E infatti, guarda, bravissimo. Albero, Andrea, Ali. Ali qua in piccolo doveva essere però. È in piccolo. Come in piccolo? Là, questa qua dovevi fare. Vabbè, bravissimo. E niente, quindi le cotolette fatte così nel forno diventano croccantissime e deliziose, veramente buone. Poi comunque senza friggerle è sempre buono. Niente ragazze, io dopo vi metterò il risultato del piatto, veramente sono invitanti già così, guardate, bella croccante, belle croccanti. E niente, come al solito io vi saluto. Spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia. So che sono un po' in ritardo, ho avuto dei vostri messaggi: perché non fai più 2 video a settimana? Veramente gli impegni. Poi ho iniziato con la palestra, gli impegni. Noemi va in palestra, infatti adesso è andata, meno male ci sono i miei genitori che mi aiutano. E Chris poi il pomeriggio si addormenta, poi va a calcio, insomma è un macello. Anzi, avete visto il pezzetto di video quando lui si fa i video mentre gioca? Avete visto quanto è carino? Adesso lui è sempre stato appassionato del calcio, ma adesso che va a calcio ancora di più è proprio fanatico, fanatico. Speriamo bene, magari un futuro calciatore, chi lo sa. E comunque è troppo carino. Ve l'ho messo giusto per farvi vedere quanto adora giocare a pallone. Ovviamente la palla è quella là morbida di spugna, non spugna, proprio peluche. In casa si diverte, sa che non deve tirare proprio delle pallonate dannose, ecco, però si diverte un po'. Va bene ragazze, vi saluto qui, vi mando un bacione grande, ci vediamo presto con un nuovo video, perché aspetto dei pacchetti, ve l'ho detto stamattina, quindi restate connesse. Ciao.